Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radiamo. Oggi andrà in onda la 17ª puntata del progetto Next Generation, programma ideato e realizzato dal settore giovanile del Modena e reso possibile solo grazie alla collaborazione con Radiamo Web Radio e Sportmore. Stasera vi farò compagnia io, Riccardo Gargano. Ma passiamo al cuore della puntata. Vi consiglio di seguire tutta la puntata perché gli ospiti di questa sera sono veramente imperdibili. Il primo è Maglio Castagna, scrittore horror e fantasy, nonché anche critico cinematografico. E il secondo, il giornalista Sky ed esperto di fantacalcio Mario Giunta. Mi aiuteranno ad intrattenervi anche due compagni di squadra centrocampisti dell'Under 16 delle giovanili del Modena, Davide Cavani, che intervisterà Maglio Castagna, e Mattia Paglia, che farà qualche domanda a Mario Giunta. Vi ricordo che se volete continuare a seguirci e supportarci, e soprattutto per questo progetto molto formativo per noi ragazzi, le puntate di Next Generation vanno in onda ogni lunedì dal 19 alle 20 sul sito www.radiamo.it, sulle pagine Facebook Radiamo Web Radio e sulle app del Modena FC. Non posso non menzionare anche il 1912 Station, che è il canale principale Spreaker del Modena. Mi raccomando, non perdetevi queste fantastiche interviste, anche perché forse ci potrebbero essere alcuni consigli e spunti da parte di Giunta per i fantallenatori e per chi ancora non ha fatto l'asta di riparazione. Per i più amanti del calcio parleremo anche di alcuni dettagli del campionato di Serie A e confronteremo le nostre idee da calciatori. Perciò state collegati. Infine saluto Salvo Fratello, speaker di Radiamo, che mi affiancherà in conduzione. Buonasera, buonasera, ciao Ricky. Allora, beh, abbiamo iniziato, abbiamo rotto il ghiaccio, 17ª puntata, l'abbiamo detto. Come ti senti? Ah, un po' teso, però un dai. Un po' teso, bene, bene. No, allora approfittiamo per metterti ancora ulteriore tensione, no? Sto scherzando. Bene, hai presentato un po' quella che sarà la puntata di questa sera. Abbiamo parlato ovviamente del fatto che abbiamo due ospiti importanti verranno intervistati dai tuoi compagni. Di chi si tratta? Beh, il primo è Castagna, che è diventato celebre soprattutto grazie alla sua saga, che è Pietrademone, che forse è stata conclusa, non lo sappiamo, ce lo dirà lui nell'intervista, con il suo ultimo... un'anteprima, esatto, ce la può dare. Uno spoiler, esatto. Il suo ultimo libro, Il destino dei due mondi, uscito nel 2019. E molto, molto curiosa questa saga perché è stata accostata più volte alla fortunata saga Harry Potter della Rowling e proprio per questo motivo il Corriere della Sera ha definito il protagonista Frida della saga come la cugina di Harry Potter, quindi sono molto curioso di sentire le sue risposte. Bene, 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 bene. E invece l'altro ospite chi è? L'altro ospite, lo conosciamo un po' tutti, è Mario Giunta, che è un giornalista Sky e esperto di fantacalcio. E veramente anche per chi ha dei dubbi sulle formazioni potrebbe essere molto utile, ma anche per chi è appassionato. Non parliamo di fantacalcio, guarda. Non parliamo di fantacalcio perché quel gol di Gosens che è stato appena assegnato mi ha fatto perdere. Saluto Mario e Francesco, i miei due amici che hanno beneficiato di questo capolavoro, ma ne parleremo più tardi. Proprio a Mario Giunta chiederò qualcosa in merito, giusto per capire come devo sfogarmi, insomma, dopo una sconfitta del genere. Però partiamo subito col presentare il tuo compagno, il tuo primo compagno che entrerà qui e sarà il secondo speaker di questa sera. Allora, il mio primo compagno che intervista Maglio Castagna è Davide Cavani, che devo dire che è famoso nella nostra squadra per essere un centrocampista che non tira mai. Nessuna posizione. Si diverte però a fare lanci, fare lanci a tutto campo. Però molto forte, dai. Glielo concediamo, però insomma almeno gioca titolare, spero, no? Sì. Beh, è già qualcosa. Benissimo, allora puoi lasciare al momento la tua postazione, Ricky. Arriva appunto, come detto, Davide Cavani, come spiegava il nostro Ricky, centrocampista dell'Under 16 giallo-blu, che intervisterà Maglio Castagna, che è il primo dei due ospiti, scrittore, vi ha elencato benissimo Riccardo Gargano, che è stato il nostro primo speaker di questa sera, vi ha elencato benissimo quali sono le opere di Maglio Castagna, ma diamo il benvenuto a Davide. Allora, buonasera Davide. Ciao. Buonasera. Come ti senti, emozionato? Sei, insomma. Sì, abbastanza emozionato. Rompiamo subito il ghiaccio. E, allora, presentati innanzitutto perché tu sei il secondo speaker, quindi ti lascio la parola. Presentati. Allora, io sono Davide Cavani, un giocatore del Modena FC, dell'Under 16. Gioco nel ruolo di centrocampista più di costruzione che di rottura. E... che non tira mai però. Non tiri mai. Quindi è vero. Sì, è vero. Vabbè, per scelta però, importante essere coerenti. Mi piace molto fare gli assist e
e soprattutto avere la palla fra i piedi e dominare il gioco della squadra. Beh, avere il comando. Quindi ti avrai un centrocampista al quale ti ispiri più o meno? Sì, sì. Chi? Frankie de Jong del Barcellona. Ah, beh, comunque è un bel centrocampista anche di livello importante, diciamo, che insomma ti auguro di arrivarci, però magari tira qualche tira qualche volta in più, che insomma qualche gol in più fa sempre bene. Detto ciò, visto che entriamo nel vivo di questa trasmissione, parliamo un po' anche del campionato di Serie A, perché come ci diceva Ricky, effettivamente parleremo anche di questo, è un argomento importante, stiamo entrando nel vivo, tu stai seguendo un po'. Quella, perché squadra tifi, scusami? Io non tifo una squadra italiana. Non tifi una squadra italiana? In Italia simpatizzo per l'Inter. Buona scelta azzeccata, però quindi non hai... chi tifi? Io tifo il Barcellona. Barcellona, vedi, proprio sei un amante del tiki-taka, immagino. Sì, ecco perché piccolo. Non tiri mai. Ecco perché non tiri mai. Allora, vedi, è tutto... cioè, scusa, Ricky, è tutto spiegabile con questa sua passione per il Barcellona. Invece, per quanto riguarda il campionato di Serie A, ti sei fatto un'idea un po' di chi potrebbe vincere quest'anno? Secondo me le due grandi favorite sono le due di Milano. Però bisogna sempre tenere d'occhio la Juve, perché comunque ha dei grandi giocatori. È una squadra che, insomma, sta crescendo. Abbiamo visto anche contro la Roma e sembra che stia andando sempre meglio. Si sta costruendo bene in questo momento. Poi, secondo me, bisogna tenere sempre d'occhio l'Atalanta, che l'anno scorso ha fatto la sua grande crescita. Esatto. E comunque sempre Napoli e Roma sono pericolose. Sono sempre squadre. E adesso, insomma, arriva un turno di campionato, tra l'altro, importante, perché c'è un Napoli-Juve che promette di essere una bella battaglia, anche se il Napoli sta perdendo i pezzi. Proprio oggi ha perso anche Manolas per qualche settimana per infortunio. Ma parleremo anche di questo, però, visto che ormai siamo entrati nel vivo, come detto, presentaci il nostro primo ospite che intervisterai tu. Oggi avremo l'onore di presentare un grande scrittore, Mario Giunta, cioè Mario Castagna, che ha scritto tre grandi libri. Il primo si chiama Pietra Demone, che è una saga fantasy che viene somigliata a Harry Potter. Viene paragonata, certo, alla saga di Harry Potter. Esatto. La seconda è La notte delle malombre, che è una delle stragi più importanti d'Italia, che è una strage ferroviaria. Quindi potremo, insomma, capire un po' di cosa parla questo libro qui. Ma sentiamo se Maglio c'è. Ci sei, Maglio? Ci sono. Grazie per la presentazione. Ciao, buonasera. Buonasera. Oh, ti lascio subito alle domande di Davide. Allora, ciao. Allora, la prima domanda... È semplice, è una domanda semplice facile. Perché Davide ti sta già preannunciando che ha studiato, quindi attenzione alle domande che ti farà. È come è nata la tua passione per la scrittura? Guarda, è facile sicuramente rispondere perché lo ricordo bene, nonostante affondi le radici nella mia infanzia. Per la scrittura è una passione antichissima, nel senso che da sempre, fin dall'elementare, ho sempre avuto una grande voglia di raccontare storie, in tutti i modi, non soltanto attraverso il mezzo della parola, ma già da piuttosto piccolo, intorno agli 11-12 anni, ho avuto la fortuna di avere in regalo una videocamera. Allora non era così scontato, no? Parliamo degli anni 80, quindi non è proprio come... Non era un mezzo così diffuso come oggi. Esatto. Anzi, devo ringraziare i miei genitori che hanno fatto anche, devo dire, anche dei sacrifici per potermi comprare la prima telecamera dell'epoca. E già appena ricevuta cominciavo a fare i miei primi film con i miei fratelli, i miei amici, e quindi è stato un modo... quello attraverso il quale raccontare storie. Certo, scrivere era più semplice e più economico, e l'ho fatto fin da subito. Quindi, da quanto ricordo, da elementari ho cominciato a scrivere per poter raccontare quello che mi passava per la testa. Erano sempre cose piuttosto terrorizzanti, devo dire. Allora, visto che hai parlato anche del tuo rapporto con i genitori, la seconda domanda si tratta proprio di questo. Domanda se i tuoi genitori ti hanno sempre sostenuto nelle tue scelte. Sì, assolutamente sì. Più che sostenuto, mi hanno lasciato molto libero, ecco, di scegliere secondo le mie inclinazioni. Mai non ricordo neanche una discussione sul possibile futuro. Va detto che sono sempre stato anche molto determinato su quello che volevo, quindi sin dalle elementari sapevo
più o meno quello che mi piaceva fare nella vita. E quindi loro mi hanno semplicemente assecondato. E devo dire, in special modo mia madre mi ha sempre tenuto come il cocco di casa, come colui che più viene amato in casa, quindi qualsiasi cosa decidessi per lei era una santa cosa. Beh, che poi insomma il sostegno dei genitori direi che è importante anche per questi sogni che possono nascondere qualche complicazione, perché non è facile poi arrivare a fare lo scrittore. No, hai ragione, non è semplice, probabilmente anche se poi tutto è arrivato in maniera piuttosto naturale nella mia vita. Quello che è importante è che i genitori capiscano davvero quanto forte è il tuo desiderio. Io parlo di desiderio più che di passione, perché la passione è qualcosa che si consuma, certo. Si brucia, e molte volte ti bruci anche di quella tua passione. Il desiderio, l'ambizione sono cose diverse, hanno bisogno di strategia e disciplina, e l'importante per un genitore è capire quanto sia seria, ecco, questa disciplina e questa ambizione. La prossima domanda riguarda i romanzi, riguarda il genere. Perché hai scelto proprio il genere horror e il genere fantasy per i tuoi romanzi? Beh, anche questa è una bella domanda, ma la risposta è facile. Non sono io a sceglierli, ma sono i generi che ti scelgono fondamentalmente. Cioè tu vuoi raccontare una storia, hai delle storie nella tua mente e prendono una piega che neanche tu riesci bene a dargli, come posso dire, una spiegazione o un significato. Semplicemente ci sono quelle storie lì, in un angolo del tuo cervello, e tu devi raccontarle. Ora, che siano dark, che siano fantasy, che siano horror, noir, questo cambia, non ti cambia molto. L'horror mi ha sempre affascinato, perché credo che la paura sia uno dei sentimenti più, emozioni, sentimenti, ma possiamo chiamarla, possiamo definirla in tanti modi. Diciamo emozione, una delle emozioni più importanti per aiutarci a crescere, no? È il momento in cui noi affrontiamo una paura e ci confrontiamo con essa, che ci sperimentiamo come esseri umani e capiamo anche che siamo abbastanza adulti da poterla affrontare. Quindi la paura per me ha una valenza molto molto importante. Il fantasy è importante perché invece credo sia un modo attraverso il quale evadere anche, no? Quando la realtà intorno non ci è congeniale, non ci sembra, ci rispecchi pienamente, il fantasy è un modo per andare in altre dimensioni. Quindi diciamo, adesso mi è venuta così al volo, il genere può anche venire dai tuoi, anzi probabilmente viene dai tuoi stati d'animo magari in quel momento. Esatto, assolutamente sì. Guarda, la maggior parte degli scrittori riesce a spaziare da un genere all'altro con una certa facilità, perché scrivere è un'attività che ha a che fare con la creazione e ha a che fare con lo stato d'animo. Anche Stephen King, che è il re del brivido, il re dell'orrore, ha partorito romanzi che sono racconti di formazione, avventura, addirittura western. E quindi non ci si ingabbia, diciamo, genere. In un unico, esatto. Certo. A volte è l'editore che ti ingabbia, nel senso che una volta che tu hai raggiunto il successo, o comunque hai fatto bene in un genere, ti chiedono quello, perché si va sul sicuro fondamentalmente, ma tu potresti scrivere anche altro. Certo. La prossima domanda riguarda il romanzo La notte delle malombre. Volevamo sapere qualcosa in più di cosa sono le malombre. Guarda, le malombre sono la parte fantastica di un romanzo molto vero e molto realistico, perché ha a che fare con un vero evento tragico avvenuto il 3 marzo del 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale, che è la più grande sciagura ferroviaria italiana, europea, una delle più forti e tragiche al mondo. Le malombre sono, come dicevo, un elemento fantastico. Io ho attinto alla mitologia pugliese, lucana. Ah, bello. Me l'avevi già preannunciato, però preannunciato. Quando mi nomini pugliese poi scatta comunque la molla. Prego. Sì, no, beh, tra l'altro la Puglia e Basilicata sono due regioni che mi sono particolarmente a cuore, le amo profondamente, in Puglia sono stato talmente tante volte. E proprio della tradizione pugliese, quella delle malombre, cioè questi spiriti notturni che entrano nella stanza di alcuni individui sfortunati, devo dire anche, perché sono esseri che non portano bene, nel senso che di solito fanno già un po' di casino in casa, ma più che altro quello che davvero procurano è una sorta di immobilità del tuo corpo. Mentre dormi, cioè, si vanno a sedere sul tuo petto e in qualche modo ti rubano il respiro. C'è anche un antidoto, sempre leggendario, per poter
tenere fuori le malombre, cioè posizionare una scopa di quelle classiche, no? Di quelle di saggine, sì. Tipo con le saggine, sì, esatto, con dei fili di fili di paglia, sì, sì. Perché le malombre, questi spiriti notturni appunto, hanno la passione di intrecciare i fili, e quindi mettendosi lì a intrecciare i fili della saggina, perdono tempo, arriva l'alba, arriva la luce, quindi devono... Come una distrazione, diciamo. Nei... Esatto, 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 una distrazione. Quindi questa io non la sapevo, immagino che poi derivi tutto da un fenomeno puramente fisico legato insomma al corpo umano, esatto. Quando ci si risveglia bravo, di colpo bravo. Dal sonno, insomma c'è questa immobilità, quelle... può sopraggiungere che esatto. Poi è stata immagino legata nella tradizione a... chissà quali entità, e queste per esempio possono essere le malombre che ci stavi spiegando giustamente tu adesso. Esatto, sono quelle che si chiamano adesso in linguaggio medico allucinazioni ipnagogiche, ecco. E cioè il corpo è addormentato, il cervello in qualche modo ha un momento di veglia, certo. E quindi per uno strano meccanismo si figura delle strane, delle strane immagini dentro. Dentro la stanza, vicino a sé, in modo da potersi risvegliare anche il corpo. È una, come posso dire, un escamotage, certo. Che il cervello adotta per tenerci, per svegliarci. Vedo Davide abbastanza colpito. Ti è successo, Davide, qualche volta? No, però non lo sapevo questa cosa. Però, mi ero interessato. Però fortunatamente non ti è mai successo. No. Quindi, beh, una buona notizia, quindi. ci sono delle persone abbastanza spaventose. Eh sì, perché sono persone che soffrono molto di questi disturbi, certo. Tanto da dover ricorrere a psicologi e psicanalisti. Tra l'altro nel romanzo una sola ragazza vede queste malombre, si chiama Nora, mm-hmm. E lei viene portata proprio dal padre, che è un medico, da uno psicologo per cercare di curarsi da questa allucinazione. Però nel romanzo non è chiaro se sono allucinazioni o davvero queste malombre esistono intorno a lei. Vai, Davide. La prossima domanda riguarda i suoi romanzi diventeranno anche film e serie televisive? Bella domanda. Per quanto riguarda Petrademole, sono stati acquisiti i diritti per far diventare una serie TV da Ivan Cotroneo della Indigo. E devo dire, lo sviluppo stava andando anche abbastanza bene. Purtroppo il Covid, tra le varie altre problematiche, ha portato a quello di aver tagliato un po' le gambe alla produzione, al cinema, alle serie TV. Chiaro. Specialmente quelle molto costose, e Petrademole faceva parte di queste produzioni molto costose. Quindi per adesso io direi che il progetto, non dico che è morto, ma è abbastanza bloccato. Però fortunatamente ho altri romanzi, per esempio Le Belde, che è ambientato proprio dalle parti lì, di Modena, è ambientato in provincia di Ferrara, a dire la verità, questo romanzo horror scritto da Guido Sgardoli, questo dovrebbe diventare un film anche abbastanza breve, stiamo già cominciando con la sceneggiatura. Ci sono anche un altro paio di romanzi, tra cui anche La Notte delle Malombre, che sembrano interessanti per alcune produzioni cine televisive, quindi andiamo in quella direzione. Va. E tu invece concordi con chi paragona Harry Potter a Petrademone? No, per nulla. Mi dispiace anche perché io adoro Harry Potter. Però molti lo paragonano, ma per un motivo più che altro, perché appunto è un fantasy, ci sono dei ragazzi. È stato abbastanza letto, certo, non come Harry Potter sicuramente, è stato molto letto in Italia la Petrademole, senza arrivare a quei livelli. Quindi una serie di cose, e poi anche una certa modalità dark. Però se devo trovare una somiglianza, un qualcosa che più gli va vicino a Petrademone, è la serie TV Stranger Things. Sicuramente quella è molto più vicina, e molti anche l'hanno paragonata a questa serie TV. Beh, comunque, insomma, poi immagino che il fatto che non ci siano così tante saghe fantasy in Italia poi porti un po' ad associare quelle più conosciute, esatto, no? Esatto. Sì, hai ragione, soprattutto perché il fantasy non è un genere italiano, ed è per questo forse anche Petrademone è un caso. È un unicum, sì, in effetti. Sì. La prossima domanda è, tu ti senti più scrittore, fotografo o filmmaker? Ma fotografo non più ormai da un po' di tempo, perché ormai lo faccio solo per diletto, l'ho fatto un po' all'inizio poi. Filmmaker, se devo proprio dire la verità, mi sento uno storyteller, detto un termine che si usa molto adesso, cioè un raccontatore di storie, che può essere anche un raccontatore di balle in generale, ma comunque storie sarebbe meglio, e quello che mi interessa, no? Raccontare storie in ogni sua forma. Ora per esempio è in uscita sempre quest'anno, sono in uscita due cose, non posso ancora
annunciarle per bene, ma sono due modalità diverse ancora, che non sono né cinema né TV, che vanno in un'altra direzione e che sono anche quello un modo attraverso il quale creare. Quindi preferisco non definirmi né scrittore né filmmaker, ma appunto un raccontatore di storie. Ecco. Okay, a proposito di film, sappiamo del tuo rapporto con Marco Giallini, ce ne parli? Sì. Marco Giallini per me è quasi un fratello, nel senso che davvero noi ci chiamiamo fratello, nel senso che siamo molto molto legati. C'è un'amicizia che non è nata molti anni fa, ma si è fatta subito intensa e insieme, tra l'altro, da poco abbiamo fatto qualcosa a Roma che è legato ad un progetto calcistico molto forte, cioè cinematografico e calcistico allo stesso tempo, perché poi il calcio, tra l'altro, è una passione che ho sempre avuto, ora un po' meno, devo dire, negli ultimi anni, però rimane ancora comunque un mondo a cui guardo con molta attenzione. E con Marco Giallini, tifosissimo della Roma, come me, tra l'altro, io molto meno tifoso della Roma, nel senso, mi piace, mi è simpatica, ma simpatizzante, e comunque, diciamo. Simpatizzante, sì, prima ero tifoso, ora, ripeto, col calcio mi sono un po' distaccato totalmente ed è rimasta una simpatia. E quindi condividiamo anche questo, ma fondamentalmente condividiamo una bella e profonda amicizia. Poi un grande attore, Marco Giallini, io probabilmente che guardo più film comici che drammatici, me lo ricordo per vari film con Carlo Verdone, sì. Fatto sbellicare di risate, soprattutto in un paio di scene in Io, loro e Lara, dove... credo forse tra le scene più divertenti degli ultimi anni, ma di tutto il cinema italiano, è perché è un attore, poi poliedrico, insomma, un grande esatto, attore. Esatto, è vero, è un grande attore, è un grande uomo anche, devo essere sincero, una persona veramente straordinaria. Beh, comunque ti invidio perché ogni tanto, io se fossi amico con, diciamo, di Marco Giallini, gli telefonerei ogni tanto, gli direi qualche battuta, ce lo vedi Carlei, Salvatore, queste cose qui, perché insomma... Salvatore, guarda che quando io sento Marco al telefono... Poi rimaniamo per un bel po' di tempo al telefono. Io esco dalla telefonata con un dolore alle mascelle che non riesco a riprendere, perché davvero è un vulcano, è un continuo sparare battute, e racconti, aneddoti. No, è un pazzo completo ed è un meraviglioso essere amico. Poi, se vorrai, ce lo manderai qui ospite. Insomma, noi siamo... io in particolare sarei stracontento, ma immagino che anche i ragazzi sì, perché insomma... È veramente un grande attore. Vai Davide. Parlando delle tue passioni, c'è anche quella per i cani? Sì, esatto. Anche quella. Sì, i cani trovo che siano degli esseri straordinari, no? Arricchiscono la nostra vita e sono nel mio caso davvero una presenza costante, una presenza di cui non posso fare a meno ogni giorno io, e forse anche grazie a loro che riesco a tenermi un minimo in salute, perché fare lo scrittore di professione non è proprio l'attività più salutare del mondo, perché sei per ore e ore e ore ad un computer a scrivere, a fare ricerche e tutto il resto, quindi diventeresti come minimo, avresti problemi di peso, di mal di ossa, mal di schiena e così via. Grazie al mio cane, che è un border collie, quindi anche parecchio attivo. Grandicello, tra l'altro. Grandicello, esatto. Sono riuscito a farmi i miei buon 8-9 chilometri al giorno, ogni giorno, anche con la pioggia e col vento. E quindi per me il cane, ripeto, è una presenza costante della mia vita ed è anche fonte di ispirazione, perché poi tra l'altro Petrademone nasce proprio da un allevamento di border collie e anche da un lutto che ho avuto riguardo al mio precedente cane, che ho perso tragicamente, quindi e nasce da lì proprio la voglia di scrivere qualcosa pensando a lui fondamentalmente. E questa sarà l'ultima domanda e riguarda il tuo rapporto con i social e i ragazzi. Abbiamo anche visto che hai partecipato al festival Gifoni e ce ne puoi un po' parlare. Guarda, Gifoni ci lavoro da 22 anni, sono stato per molto tempo anche vice direttore, ho lavorato veramente, c'è grande parte della mia vita lì dentro. E lì è nata una profonda ammirazione per il mondo dei ragazzi, ma una profonda conoscenza anche, perché devo essere sincero, stare per tanti anni a contatto continuo con i giovani, con i ragazzi, perché ero anche conduttore, diciamo così, di una sezione, di una giuria al festival. Questo stare continuamente con loro mi ha anche aperto orizzonti. Non a caso la maggior parte dei miei romanzi sono fondamentalmente rivolti ai ragazzi stessi, perché è lì che ho
che mi sono formato fondamentalmente. Sui social ho anche lì, ne faccio un grande uso, ora molto più professionale rispetto a prima, però quello che faccio è che rispondo a tutti, ma veramente tutti coloro che mi scrivono, ragazzi o ragazzi che siano, perché per me i social hanno questa funzione di ponte, no? Di creare un legame con chi ti segue. E noi, sapendo ciò, ti abbiamo anche taggato in tutte le stories, i post, tutto il possibile e immaginabile, perché immagino oggi, che poi ho notato che poi... Oggi purtroppo sono stato poco attivo perché ho avuto diverse presentazioni e cose varie, quindi ho anche poco tempo, però le ho viste tutte. No, noi siamo ormai dei veri e propri stalker, i social sono poi insomma il mezzo ormai, esatto. Il vero mezzo di comunicazione sono i social ormai per tutte le età, cioè ogni generazione ha le sue preferenze. Ho notato che tu sei attivo giustamente sia su Instagram che su Facebook, perché insomma è giusto anche, poi tu parlavi di questa tua volontà di insomma approcciarti ai ragazzi soprattutto con le tue opere, quindi immagino la presenza su Instagram sia abbastanza importante proprio per questo. Sì, è vero, Instagram è il problema per i ragazzi, tra l'altro il mio profilo è abbastanza seguito e questo mi aiuta molto. Certo. Su Facebook io mi rivolgo di più ad una popolazione un po' più adulta, quella un po' più dei miei coetanei, i docenti di scuola, no? Perché poi Facebook ormai è un social un po' più anziano, sì, che sì. Mi metto tra questi. Vero. Ora c'è questo nuovo social che è Clubhouse, che sembra interessante, tutto vocale, da poco ci sto dentro e sì. Sembra abbastanza interessante. Molto interessante, chissà che anche con Next Generation, stiamo dando un piccolo spoiler, un domani magari, un domani che sia magari il più vicino possibile, potremmo sbarcare anche lì, ma poi vediamo, magari anche... Fatemi sapere che vengo a seguirti. Ma senz'altro, insomma, anzi, approfitto per invitarti anche, sperando, quando si potrà ovviamente fisicamente, se ci sarà la possibilità, noi siamo più che felici di averti qui con noi, insomma. Magari. Tra l'altro, in Modena sono stato pochissimo. L'ultima presentazione dal vivo l'ho fatta proprio a Modena. Ah, è andata benissimo alle belve. L'ho fatto in una chiesa, mi pare sconsacrata, però sicuramente. Ed è stata una presentazione bellissima, con tantissima gente. Poi Modena è una città di una bellezza unica. È una bella città, quindi con un centro storico, insomma, patrimonio dell'UNESCO. Quindi stupendo. Molto bella. Va bene, ti ringraziamo del tuo tempo, grazie mille. E grazie Davide, speriamo di sentirci presto. Forza Modena. Grazie Mallio, certo. Ce n'è bisogno perché ieri non è andata benissimo, poi ne parleremo. Grazie Mallio, buona serata. Ciao, grazie Salvatore, ciao. Bene. Allora Davide, abbiamo parlato con Mallio Castagna, ci ha spiegato anche, insomma abbiamo avuto anche altri scrittori finora, ma lui è il primo scrittore fantasy, vedi, ogni puntata abbiamo dei nuovi retroscene, dei nuovi ambiti che andiamo a, insomma, ti piace il fantasy, hai qualche preferenza come lettura tu? Mi piace molto Harry Potter. Ah, bravo, vedi, ottima scelta, anche sul tifo, siamo andati bene. Allora Davide, penso che ti posso riproporre anche in qualche altra puntata, sei approvato. Allora, momentaneamente ti ringrazio, quindi ti chiedo di lasciare la postazione, grazie per essere stato con noi, ma ci sentiremo molto probabilmente a fine puntata e chiedo a Riccardo Gargano di rientrare. Quindi abbiamo parlato con Mallio Castagna, scrittore, vi ricordo della sua saga fantasy Petrademone, della quale abbiamo parlato anche della possibilità che diventi presto, speriamo per lui ovviamente, una saga televisiva, insomma una serie televisiva, perché no, e anche della Notte delle Malombre, che è un romanzo del quale insomma io ho sentito parlare oggi per la prima volta. Era un evento, questo della strage di Balvano, del quale avevo letto, ma non sapevo esistesse un'opera, e quindi probabilmente perché io non conoscevo, sì, andrò, no. Lo diceva proprio Mallio quest'oggi quando ci siamo sentiti prima della puntata, è una strage importante ma non tanto pubblicizzata, strano ma vero, eppure non è neanche così tanto distante da noi, ma ne approfitteremo, compreremo questo libro e andremo a leggere, anche a curiosare un po' anche su un evento così tragico. Allora Ricky, beh, andiamo avanti, presentiamo il tuo secondo compagno. Invece il secondo compagno. Faccio fare questo ping pong, entri ed esci, vai. Mattia Paglia, che tra l'altro riferisco che prima lì fuori aveva fatto un appello a Mallio Castagna perché ha bisogno per un tema di questa settimana. Sì. Avrebbe bisogno di uno scrittore bravo.
per un consiglio. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Adesso ci pensiamo noi, contatteremo Maglio di nuovo e gli chiederemo se può dare una mano a Mattia. Ok, allora ti chiedo di lasciare momentaneamente la tua postazione, Ricky. Entra Mattia Paglia che andrà ad intervistare il nostro secondo ospite, ma ne parleremo con lui. Adesso Mattia guadagna la sua posizione, parleremo un attimo. Benvenuto. Ciao a tutti. Ti vedo già bello carico. Siamo. Lo fai il fantacalcio? Sì, lo faccio. Allora vedi, sei la persona adatta per questa intervista. Sì. Innanzitutto presentati però. Perché ciao a tutti. Chi sei? Sono un centrocampista. Cosa vuoi? Chi sei e chi ti manca? Sono qui per intervistare Mario Giunta. Comunque partiamo da te. Chi sei tu? Allora, sono Mattia Paglia, un centrocampista dell'Under 16. Anche tu centrocampista? Sì, anch'io. Sono un po' al contrario di Dado. Io tiro di più. Tiri di più? Sì, faccio anche qualche gol, ci provo. Beh, buono. Sì, non sono un centrocampista di costruzione come lui, ma un di po' di distruzione. No, di rottura. Di rottura. Picchi anche gli avversari. A volte se ce n'è bisogno, giusto. Però sempre... O la palla o la gamba, ricordiamo sempre, sì, principio sì, sempre valido. Sì. Under 16, beh, insomma, come ti trovi in questo gruppo Under 16? Un gran gruppo, secondo me, molto unito. Abbiamo un bel gruppo per fare bene, secondo me. A Modena tu c'eri già o il primo sì, anno? Sì, due anni che sono a Modena. Due anni, quindi tu conoscevi già più o meno, immagino, quasi tutto il gruppo, no? Sì, sì. Ci sono state tante novità? Quest'anno ne sono entrati dei nuovi, però secondo me sono entrati molto bene e non fanno mai male i nuovi, fanno certo, sempre bene. Certo, soprattutto se poi, e ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate con i tuoi compagni, che appartengono però alle altre categorie delle giovanili, ovviamente il gruppo è importante anche in questo periodo molto particolare. Sì, immagino. Sì, l'importanza sempre di far ambientare i nuovi compagni nel gruppo, secondo me è fondamentale. Come lo stai vivendo invece questo periodo un po' particolare, insomma, strano? Abbiamo vissuto periodi migliori. Immagino. Però possiamo dire l'allenamento noi l'abbiamo sempre continuato, a volte con restrizioni di non contatto. Certo. Però abbiamo sempre riuscito a fare il nostro lavoro e migliorarci sempre in ogni allenamento. Comunque immagino che poi i mister abbiano dovuto anche inventarsi qualcosina per rendervi un po' più piacevole tutta questa situazione. Sì, secondo me sono stati molto bravi e hanno fatto il loro lavoro, ecco. Certo. Bene, andiamo a presentare il nostro secondo ospite. Ecco, noi oggi avremo l'onore di presentare un giornalista di Sky e presentatore di Sky Fanta Show con Trevisani e De Grandis. Mm-hmm. Di chi parliamo? Di Mario Guida. Mario Giunta. Mario ci sei? Sì. Buonasera, ciao a tutti. Mario. Ciao. Come Mario. Bene? Bene, guarda, tutto bene, dopo, tutto bene. Dopo, non l'ho detto inizio puntata, dopo il gol di Gosens che è stato assegnato da poco, non così bene. Però ne parleremo dopo. Sì, ne parleremo dopo, perché avevi contro Gosens. Infatti non avevo contro Gosens, è lì la tragedia. Avevo contro l'assist di Muriel che è bastato al mio avversario per vincere di mezzo punto. Ho notato che le mie chat relative al fantacalcio si sono infuocate appena sì, è uscita la notizia. Infatti avevo capito che era successo qualcosa. Un delirio. Infatti tra poco dovrò ricalcolare anch'io le varie, le quattro leghe che... Non tocchiamo questo argomento, ti giuro. È un coltello che gira nella piaga. Era un pareggio scritto questa giornata. Ho già scritto a tutti, cedo tutti i miei attaccanti, pagatemi almeno una parte dei premi che posso vincere, cedo tutto, ormai non voglio più saperne, è finita, quest'anno è finita così. Che poi è una cosa particolare, vabbè, certo. Poi ne parleremo, dai. Vai Mattia con le tue domande. Ciao, tutto bene Mario? Tutto bene Mattia, tu come stai? Bene, tutto bene, pronto per partire? Prontissimo. Occhio vai. Che hanno studiato i ragazzi. Allora partiamo, sempre, partiamo proprio dall'inizio, ti volevo chiedere come prima domanda. Come e dove è nata la tua passione per il tuo lavoro da giornalista, da presentatore, ecco, in generale? Ma guarda, io quando avevo la vostra età, quindi mi è stato detto che voi siete degli under 16, esatto. Giusto? Corretto? Sì. Ecco, quindi più o meno alla vostra età, quindi avevo già ben chiare le idee. Quindi, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, un consiglio. Iniziate a cercare di capire già che cosa volete fare da grandi, a prescindere dal percorso sportivo che state facendo, che è un percorso con una società seria, è una società che valorizza molto i ragazzi, con un settore giovanile importante. Però a prescindere da quello, come sapete, insomma, non ci vuole soltanto la bravura, ma anche un pochettino di fortuna. Quindi iniziate anche a pensare a quello che
volete fare da grandi già all'età che avete. Ebbene, io alla vostra età già sapevo che cosa fare, perché avevo questa passione sfrenata per il giornalismo. Giocavo anch'io a pallone, per carità, giocavo anch'io a pallone, però mi piaceva molto anche raccontarlo, no? Essere anche dall'altra parte della barricata, come si dice in questi casi. E quindi pensate che io mi chiudevo nella mia cameretta e immaginavo e facevo da solo, io con il giornale davanti, già delle piccole trasmissioni sportive. E poi piano piano l'ho coltivata e da lì è diventato, con gli anni è diventato prima sempre di più una passione, e poi piano piano una professione, e adesso il mio futuro, quello che permette di portare i soldi a casa e di mantenere una famiglia. Quindi è partito da dietro il tutto, ecco, con tanta passione, tanta voglia, devo dire tanti sacrifici, perché non vi nego che poi quando ho iniziato a lavorare all'età di 18 anni, nei primi giornali di quartiere o quant'altro, rinunciavo a qualche uscita per... E immagino i grandi stipendi, lavorare, insomma, che percepì, cioè arrivavano tanti, sì, tanti, tanti soldi. Non tocchiamo questo basso, qualcosa, perché poi potremmo fare ore e ore, esatto, di trasmissioni, esatto, radiofoniche, perché credo che molte volte si giochi un pochettino troppo sulla passione di determinate persone, ci si approfitti troppo. Hai toccato un tasto dolente del nostro mondo, ma non vorrei annoiare i ragazzi, non ne parliamo ulteriormente. Già il gol di Gosens, adesso basta girare coltelli. Vai, esatto. Mattia, bene, molto bella la tua storia, secondo me anche i sacrifici sono importanti per arrivare a un buon lavoro. Bene, quindi passiamo alla seconda domanda. C'è qualcuno in particolare da cui hai preso ispirazione nei primi tempi da giornalista, anche quando avevi 18 anni? Sì, beh, quello senza dubbio. A me questa passione me l'ha inculcata fin dall'inizio mio nonno da parte materna, perché anche lui era giornalista, quindi ho voluto faceva un altro tipo di giornalismo, un giornalismo molto più serio rispetto al mio. Cronaca nera, cosa facevo? Sì, cronaca, inviato di guerra, ecco, e quant'altro, molto più... si occupava di cose ben più serie che di un fuorigioco, di un passaggio da una squadra all'altra, di calciomercato o quant'altro. Però diciamo che è partito tutto da là, ecco, fondamentalmente. E invece qualcuno di famoso, qualche nome, come predispirazione? Allora, ti devo dire una cosa. Adesso voi probabilmente avete l'occasione di vedere Sky, di vedere le trasmissioni che conduco, il modo di condurre che ho io ho un modo molto scanzonato, molto... molto terra terra, nel senso, perché voglio entrare nelle case proprio in maniera semplice con la gente, e voglio far divertire la gente, perché poi dopo tutto parliamo di pallone, parliamo di sport. A me piacciono molto non dei altri giornalisti sportivi, ma il tipo di approccio che hanno dei presentatori che sono molto più famosi o molto più in voga, o che anche non trattano di calcio, quindi Paolo Bonolis, questi personaggi qui, ecco, un giorno mi piacerebbe intraprendere anche la loro, fare un'esperienza del genere per completare il percorso professionale. Sì, grande giornalista e presentatore Paolo Bonolis, sì, piace molto anche a me, bel modo di condurre, secondo me. Molto, 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 molto. Allora, passiamo, attacchiamoci al calciomercato, visto che tu ne hai già parlato. Parlando sempre di calciomercato, cosa ne pensi dell'ultima fascia di mercato che si è conclusa da poco? Ecco, secondo te è stata influenzata dal Covid, i vari trasferimenti delle squadre? Ce ne sono stati molto meno, ecco. Sì. Assolutamente sì, è stata influenzata, ma non poco, tantissimo è stata influenzata, perché si è speso molto, 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 e ne metto un altro di meno rispetto agli altri anni. Ci sono stati pochi movimenti, questo perché è dovuto, ragazzi miei, dalla situazione economica che grava sul mondo intero, e anche il mondo del calcio, che agli occhi di tutti
può essere visto come un mondo sempre bello dorato, patinato e ricco e dorato, e in realtà voi le dovete pensare, questo sia voi ragazzi che noi adulti, dobbiamo pensare alle squadre di calcio anche a delle aziende vere e proprie, e quindi quando c'è una situazione economica globale di tutto il mondo grave, ne subiscono. Beh, lo stiamo vedendo con l'Inter in questi giorni, esatto, sono venute fuori varie notizie. Ho vissuto in pieno gli anni 90, voi negli anni 90, tranne ovviamente io c'ero, ma ero abbastanza piccolo, ma del 91, quindi però non mi ricordare sono vecchio, perché poi quando ci sono qui i ragazzi mi sento abbastanza, insomma, anziano, poi io diciamo che le prime reminiscenze di calcio nella stagione 92-93. Ah, beh, non siamo quindi lontani, Mario, dai. Io 95-96, quindi esatto. Però vi garantisco che poi la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 sono stati quasi un boom economico clamoroso per il mondo del calcio. Si spendevano dei miliardi all'epoca, su miliardi. Vero. Ecco, dimentichiamoci quell'epoca lì, ma già da diverso tempo in Italia. Bene, adesso avrei da farti un'altra domanda. Visto che oggi abbiamo scelto di parlare di Serie A, qual è la squadra che è uscita meglio dal mercato per ora? Ma secondo me, personalmente, il Milan. Il Milan, ma vi spiego anche il motivo, nel senso che il Milan, visto che quest'anno, insomma, è riuscita e sta facendo un campionato assolutamente straordinario grazie a un lavoro incredibile da parte di Pioli e quant'altro, secondo me sia Maldini che Massara, che sono due ottimi dirigenti, sono andati a prendere dei giocatori che vanno a riempire la rosa del Milan per dare delle alternative a Pioli, ma soprattutto hanno fatto un mercato per cercare di far tentare quella che reputo un'impresa clamorosa, sì, quindi quella di poter portare il Milan a vincere lo scudetto. Chi l'avrebbe mai detto inizio anno? Io penso nessuno. Hanno sentito l'odore del sangue, passatemi il termine, come degli squali sono andati a prendere dei giocatori che permetteranno Mandzukic e Ibrahimovic di sposare, oppure quando andrà a Sanremo, esatto, e quant'altro, di avere che è una cosa inspiegabile questa, esatto, ti giuro, un'alternativa, Tomori in difesa e quant'altro, quindi io credo che ne sia uscito rinforzato il Milan e ancor più consapevole della propria forza e dei propri mezzi. Certo, ma secondo te invece, visto che abbiamo parlato un po' di Serie A anche con i ragazzi poco fa, la delusa, c'è una grande delusa finora in questo campionato? Grande delusa, è un campionato strano, un campionato molto, molto particolare. Vero. Perché fino a un mese fa, io faccio sempre l'esempio della Lazio, la Lazio era nona in classifica, sì, adesso ha messo in fila 6 vittorie e si ritrova al quarto posto. E anche fino a una settimana fa, anzi praticamente sempre, in realtà la Roma è stata Fonseca è stato criticato e bombardato dalla critica, sì, appunto, ma in realtà fino alla sfida con la Juventus la Roma era terza in, esatto, classifica. E quindi l'obiettivo della Roma ora non è vincere lo scudetto, chiaro, ma è arrivare in Champions League, quindi fino a poche ore fa era centrato in pieno il suo obiettivo, quindi non ti so definire una grande delusa. Forse secondo me, per come adesso e per come si era partiti, il Napoli, perché non riesce a trovare una continuità di risultati, soprattutto di gioco, ecco, con effettivamente probabilmente sì, pensavo anch'io al Napoli, un po' la Juve, ma in realtà la Juve forse è in una fase strana, però nel Juventus, senso di ricostruzione, esatto, ma neanche totale. Di ricostruzione, è un nuovo allenatore, certo, sì, è una via di mezzo. Riesce comunque ad essere competitiva, nonostante, insomma, l'idea, esatto, sia forse, almeno per quello che è sembrato, quella di ricostruire partendo da un allenatore molto giovane, e devo dire, bisogna darne atto forse alla Juve anche quello di avere avuto fiducia in Pirlo nei momenti un po' più delicati, cupi, sì, di questa stagione, che ci sono stati.
Assolutamente, assolutamente. Molto bene. Ho visto che hai rilasciato anche qualche intervista sul calcio femminile, se non mi sbaglio. Cosa ne pensi di certo, quest'ultimo? Come no. E pensi che potrà arrivare ad avere importanza quanto il calcio maschile? Io lo seguo per motivi di lavoro. Credo che dipenda molto da noi, dalla nostra cultura, se potrà sfondare definitivamente nel nostro paese. Da questo punto di vista c'è un percorso lunghissimo, sì, lunghissimo da fare, a differenza di altri paesi europei come la Germania, come l'Inghilterra, come la Francia, la Spagna, dove le ragazze prima di tutto sono professioniste, e lì già dal punto di vista del professionismo dal prossimo anno lo saranno, e quindi già questo è un primo passo. Però io credo che poi si possono fare tutti i passi del mondo, quindi farle diventare professioniste, quindi calciatrici a tutti gli effetti come i maschi, ma deve cambiare e ci deve essere un click dentro la testa, certo, di tutti noi. Ma secondo te, insomma, l'inserimento ormai, perché le società di Serie A, se non tutte, almeno le più importanti, magari non proprio tutte, hanno investito un po' nel calcio femminile. Questo intervento secondo te può essere positivo? Questo è fondamentale, fondamentale che già alcuni club come Juve, Roma, Inter, Fiorentina, Sassuolo, Empoli e quant'altro, il Milan, l'Inter, l'ho detto già, abbiano investito tanto e siano rappresentate anche da una squadra femminile. Lo dovrebbero fare tutte le altre squadre, certo, tutte le altre squadre. In alcuni paesi europei c'è proprio una regola che ci deve essere associata una, sì, squadra maschile e una squadra femminile. Solo con l'aiuto di tutti potrà crescere questo movimento, perché vi garantisco che poi è un movimento fatto di ragazze che hanno grande passione, ma soprattutto sono delle professioniste, sì, eccezionali, vero, oltre ad essere delle atlete straordinarie. Vero, vero. Assolutamente, insomma, poi ci sono state anche vari regolamenti che abbiamo potuto vedere, varie regole che sono state inserite, le under 12 femminili, però forse sono ancora un po' pochino per lanciare quel movimento, ancora un po' poco, ma ribadisco, la cosa fondamentale è che cambi la visione culturale, sì, so che è molto difficile cambiare una visione culturale in un paese, è complicato, io non sono nessuno per poterlo fare. Però è quella, alla base di tutto c'è, sì, quello. Finché si vedranno le partite di Serie A femminile, di calcio femminile, con la risatina, il dire ah ma quella non ci arriva, ma quell'altro è, non si andrà da nessuna parte. Chiaro, io chiaro. Vi garantisco che se prendi delle ragazze che giocano in Serie A femminile e le porti davanti a quelli che le prendono in giro, dei ragazzi, anche dei ragazzi che giocano a pallone, che le prendono in giro, vi garantisco che probabilmente non vedono palla se certo, stanno 11 contro 11. Chiaro, chiaro, parliamo di professioniste. Esatto. Molto bello il pensiero, la penso anch'io così. Allora, adesso passiamo a un argomento dove tu, secondo me, sei molto ferrato. Parliamo di fantacalcio. Da dove arriva questa tua passione? Beh, fantacalcio, io la prima stagione del fantacalcio l'ho fatto, stagione 1996-97, e... Ah, quindi ma molto guarda, tempo fa. Molto tempo fa, sì, purtroppo, purtroppo per la mia carta d'identità. è nata quasi per caso, perché un mio compagno di banco all'epoca mi disse: ma perché non facciamo questa cosa qua, si fa con i giocatori di Serie A? Io all'inizio ero scettico, anche perché adesso voi dovete capire che nel 96-97 non è che esistevano tutte le app, le cose e quant'altro, dovevi fare tutto a mano, certo, e quindi era anche un calcoli, lavoro di manovalanza, certo, a mano. Finivi la stagione con quaderni rilegati, 3-4 quaderni rilegati, segnare, dovevi scrivere tutte le formazioni e quant'altro. Adesso voi avete, e noi abbiamo, un compito facilitato, è facilissimo. Sono nati siti specializzati, quindi poi insomma ormai è... E quindi all'inizio, vabbè, però comunque presi dall'entusiasmo abbiamo creato la prima Lega, e devo dire che questa prima Lega creata va avanti ormai da quanto? 96, fatevi voi caso. Pochi anni, diciamo, c'è stato qualche edizione. Ma vabbè, adesso parlando di fantacalcio,
Tu l'asta di riparazione immagino l'abbia già fatta, perché ormai il mercato è finito. Io l'ho fatta, assolutamente, l'asta di riparazione è stata... Come sta andando il tuo fantacalcio quest'anno? Ma devo dire che sono abbastanza soddisfatto per l'andamento del fantacalcio. Diciamo che il grosso è stato fatto in estate, il grosso lavoro è stato fatto in estate. Esatto, come sempre. C'è gente che poi effettivamente inspiegabilmente punta sull'asta invernale, ma c'è anche un girone d'andata da disputare, ragazzi. Esatto, ma consapevole del fatto che quest'anno a gennaio sarebbe arrivato poco o nulla dal mercato, si doveva puntare molto sull'asta estiva. Certo. Quindi per ora sembra funzionare. È chiaro che il fantacalcio è un gioco, è uno sport, io lo definisco sport. Sì. È uno sport meraviglioso dove veramente può succedere qualsiasi cosa. Vedi ieri in una mia lega, io ero uscito con le ossa rotte dopo la partita delle 15 perché avevo contro Ibrahimovic. E poi però avevo in campo Barro e Immobile e mi è svoltata la giornata, così la giornata, e sono riuscito ad andare a prendere una vittoria che alle 17:05 era praticamente sfumata. Quindi può succedere veramente di tutto. Tu sei quello che fai i cosiddetti comeback, direbbero gli americani, che arrivano in rimonta, invece sono quello che li subisce. Tu, Mattia, lo fai il fantacalcio? Sì, lo faccio. Come sta andando? Io ero uno di quelli che aveva Ibra e Rebic in campo. Ti sta andando bene? Allora. Sì, a me è tutto bene. Quindi sono l'unico al quale sta andando più o meno tutto male, diciamo. Come ha detto Mario, tutto può cambiare. Tutto può cambiare, ma effettivamente io purtroppo sempre in peggio. Ormai Mario, guarda, devi sapere che anche nelle puntate precedenti ho già diffuso notizie sul mio fantacalcio. In uno sono secondo in classifica punti e penultimo nella classifica scontri diretti, quindi credo il massimo della sfiga, se si può dire, e in un altro sono terzo, ero primo, sta succedendo di tutto, e oggi il gol di Gosens è stata la ciliegina. Quindi ribadisco per gli amici all'ascolto, cedo la mia squadra volendo, se volete contribuire con un piccolo obolo io la cedo volentieri, invece chi partecipa alla Lega con me, Se mi rimborsate parte del premio, vi do Ronaldo, Belotti, Lozano, chi volete, non c'è problema. Gioco con Messias fino a fine campionato, non c'è problema. Giusto. E questa è una delle figure del fantallenatore depresso che ho raccontato anche nel mio libro. Esatto, ecco, vedi, quindi ci sono poi effettivamente queste dei fantallenatori, ci sono tante categorie, è uno sport a tutti gli effetti ormai. Sì, certo, è uno sport a tutti gli effetti. Io credo che ora, avendo scritto un libro su questo e mi sono informato, scritto in maniera molto leggera, ma mi sono informato anche sul bacino economico che fa girare il fantacalcio, e viene preso molto a ridere, scherzare, un gioco, sì, ma in realtà c'è un giro economico intorno veramente veramente importante, sì. Perché per molti è una passione, ma poi veramente per alcuni sta, grazie alla nascita di siti specializzati, app e quant'altro, diventa anche un lavoro. Io poi lo definisco uno sport, perché veramente, per chi ascolta casomai e non lo vive, la realtà del fantacalcio ci prende anche un po' per matti. Però in realtà sei veramente tanto coinvolto, perché ogni anno, ogni squadra che fai, ogni rosa che fai, veramente sembra quasi una tua creatura. E quindi te la coccoli, te la gestisci come per tentare di fare il meglio, come se facessi poi, che ne so, un torneo di calcio nella realtà. Quindi fai sport, certo, fai meno fatica fisica, ne fai molta di più, secondo me, psicologica ed emotiva, però io lo definisco sport. Punteremo a portarlo e a farlo diventare, a farlo affiliare alla federazione. Ecco, speriamo che le quote di iscrizione restino sempre queste, perché altrimenti, se si dovessero alzare, potrebbero essere problemi per tutti noi che partecipiamo. Sì, però. Quello sì. Ok, c'è un qualcosa che ti voleva chiedere, Mattia. Sì. Qui l'area stampa del Modena domanda, ti chiede se potrai invitare negli studi di Sky, Covid permettendo, come abbiamo detto. Certo, ci mancherebbe altro. Appena ci liberiamo da queste maledette restrizioni, organizziamo una
una bella ospitata con una rappresentante, ma non ve posso ospitare tutti, no, perché altrimenti facciamo una calata in massa. Sarete 400, ma una bella rappresentanza del, del vostro settore giovanile, con molto piacere la ospitiamo nei nostri studi, così vi faccio fare un tour e capite un pochettino come funziona anche il mondo Sky e come funziona il mondo di chi racconta il calcio, con la speranza poi di essere un giorno raccontati voi da noi. Poi è chiaro, e poi ovviamente ti porteremo anche quelli più, insomma, appassionati di fantacalcio, perché qui potrebbe nascere una bella discussione, anche una bella lega, perché no? Sì, sì, sì. Tanto ormai sarebbe interessante, Sì, facciamo una next generation league l'anno prossimo. Esatto, uno in più. Uno in più, uno in meno, non fa niente. Ormai siamo sommersi dalle leghe. Sì. Ci sono anche le euroleghe, possiamo fare di tutto quello che vogliamo, ragazzi, non c'è problema. Di tutto. La ringraziamo per la bellissima chiacchierata, è stato un piacere, scusi se l'abbiamo disturbata, e la salutiamo Modena Web Radio. Non mi avete disturbato, io ringrazio voi per l'ospitalità e vi faccio i complimenti per l'iniziativa, perché è molto bella, a voi, al Modena e a chi vi permette, insomma, di andare in onda, di mettere la voce, di mettervi in gioco, che è la cosa fondamentale anche su Nuovi Orizzonti. Esatto. Quindi bravi veramente tutti. Grazie Mario. Grazie. Ormai qui c'è l'euforia per i tuoi complimenti, grazie, stiamo arrossendo, ti giuro, perché quando ci fanno i complimenti siamo tutti felici. Bene, allora, grazie per essere stato con noi e speriamo di vederci presto allora dal vivo. Assolutamente. Ormai ci siamo autoinvitati, quindi siamo già pronti. Vediamo quando. Una volta vengo pure a Modena e mi ospitate a Modena. Quando vuoi, porte apertissime, c'è qui Edoardo Pagani dell'ufficio stampa che ti ospita a casa sua. C'è tutto il posto che vuoi, puoi portare al povero Edoardo, neanche invadergli casa. No, non c'è problema, Mario. Non ti preoccupare, è un dazio che deve pagare. Va bene. Buona serata. Con noi. Bene, quindi abbiamo concluso questa chiacchierata con Mario Giunta. Abbiamo rigirato questo coltello nella piaga del fantacalcio. Mannaggia, non ne parliamo più oggi. Sì. Meglio non parlarne più. Allora, Mattia, intanto ti ringrazio. Grazie a te per avermi dato la possibilità di partecipare a questa radio. Ci mancherebbe altro. Quando vuoi, puoi venire. Certo. Sì. Siamo promossi, quindi ti è piaciuto? Ma perfetto. Vuoi tornare? Sì, io ci sono, se volete. Io sono felice quando mi dite queste cose, sono felice quasi alla commozione, quindi sto per lacrimare, ma non lo farò. Non lo farò perché dobbiamo chiudere questa puntata. Ti chiedo quindi di lasciare la tua postazione, rientra Ricky Gargano e andiamo a chiudere questa puntata. Abbiamo insomma parlato un po' con due ospiti importanti, con Mario Castagna, con Mario Giunta, abbiamo parlato purtroppo di fantacalcio, abbiamo parlato per fortuna di libri fantasy, quindi abbiamo insomma portato il pensiero a qualcos'altro, perché altrimenti oggi è un disastro con questa storia del gol di Gosens, non ne usciremo vivi. Ti sei divertito? Mi sono divertito molto, sì, è stata una bella esperienza. Bene. Allora, andiamo a chiudere. Ricordiamo però a chi ci ascolta dove e quando andiamo in onda. Sì, noi andiamo in onda dal lunedì al venerdì. Tutti i lunedì. Sarebbe bello andare in onda tutti i giorni. Ogni lunedì dalle 19 alle 20. Sì. E ci possono ascoltare su www.radiamo.it, sì, sulle pagine Facebook Radiamo Web Radio, sì, e infine sulle app del Modena FC. Quindi, di Radiamo. E ricordiamo anche di 1912 Station, che è il canale Spreaker ufficiale del Modena, quindi mi raccomando ragazzi, fate spazio sul telefono, scaricate l'app del Modena Calcio e l'app di Radiamo, così che potete insomma seguirci indifferentemente su entrambi i canali. Vi ricordo anche il numero WhatsApp 338 588 8755, che trovate in sovrimpressione qui sotto, scorre, non so se mi vedete, e lì potrete scriverci tutto quello che volete, noi leggeremo i vostri messaggi in diretta. Beh, Ricky, possiamo chiudere. Sì, grazie mille, è stata una bellissima esperienza. Beh, anche per me, ti ringrazio e quindi andiamo in chiusura di questa 17ª puntata. Vi ricordiamo che Next Generation è un progetto che è ideato e realizzato dai ragazzi del settore giovanile, sono loro a creare i contenuti, loro a selezionare gli ospiti e
fanno tutto. Io e c'è qui Edoardo Pagani che non fa proprio nulla, nulla, assolutamente. Stiamo per licenziarlo, probabilmente succederà alla fine di questa 17ª puntata. Quindi un ringraziamento da Ricky Gargano e da Salvo Fratello, è tutto per questa grazie. Sera. Ci sentiamo lunedì, ma restate connessi perché tra poco va in onda Football Emotions. A dopo!